Domani, sì. Ma non venire tu all'aeroporto. Mandami uno dei ragazzi. Anche a me farebbe piacere, ma non vorrei che tu ti stancassi. Bene, d'accordo, come vuoi. Ciao, Esther. Ah, ma siete proprio dei piccioncini, eh? Adesso devo lasciarti, Alberto mi sta prendendo in giro. E ti mando un bacio. Mi manchi molto. Che cosa ci vuoi fare? Più passatempo, più ho bisogno di lei. Sai, se non ci fosse stata Esther, la mia vita non sarebbe stata la stessa. Davvero. Ha fatto tanto per me. Io non penso di aver fatto altrettanto per lei. E tu? Come va con Isabella? Così. Ah. Le voglio bene. Il deposito per la scelta della progenie a Escondido, California. Queste sono fotografie di bambini concepiti in provetta con il seme conservato. Ehi, Alberto, vieni a vedere, guarda. Come tutte le banche del seme, risolve i problemi delle coppie colpite da totale infertilità maschile. Graham. Ah, è Graham. A proposito, il fondatore sì, della banca. Sì, è proprio lui. Per favore, registralo, mi interessa. Ci aveva detto. Fotogramma. Eccoci qua, 10 anni dopo. Cosa fa adesso? Essenzialmente stiamo facendo quello che facevamo 10 anni fa. Produciamo sempre più ragazzini molto brillanti e sani. Seguiamo comunque la storia del bambino Doron Blake, uno dei più vecchi. A suo tempo sua madre ne parlava così. Non vorrei etichettare mio figlio come un diverso, ma a 4 mesi gli hanno fatto degli esami e hanno scoperto che si comportava come un bambino di 8 mesi. Hanno stabilito che il suo quoziente di intelligenza è 200. Un quoziente altissimo. Ora abitano a Los Angeles e prima di valutare l'intelligenza del ragazzino, risentiamo l'intervista della madre che ci spiegava come l'aveva avuto.